anche Dino Giarrusso, deputato 5 Stelle, uno degli infaticabili buongiorno. Avvocati difensori del governo, con grande tempra, devo dire. Non è il mio mestiere fare l'avvocato difensore, però, cerco di raccontare la verità in TV. Lo fai. Maurizio Molinari, direttore della Repubblica, che oggi dedica ben 13 pagine al voto americano. Giarrusso, lei sento anche Giarrusso. Lei capisce bene, caro Giarrusso, che la sensazione è strana, no? Perché noi abbiamo delle limitazioni fortissime della nostra vita. Ognuno di noi sa che cambierà tanto, in alcuni casi cambierà il lavoro, c'è gente che perderà il lavoro, starà a casa, chiuderà la sala cinesca. E tutto questo avviene, secondo molti, su dati vecchi che domani potrebbero non essere più adeguati. C'è qualcosa che non quadra. No, facciamo chiarezza senza fare gli avvocati difensori. Ho sentito prima Oliverio Toscani con attenzione, se c'è la possibilità vorrei replicare una cosa sui colori, ma lui ha detto, essendo una persona che diciamo non è tacciabile credo di simpatie politiche, ma gli piace dire quello che pensa, dice guardate che l'opposizione ha detto tutto e il contrario di tutto in questi mesi e ha detto una cosa che io ripeto ma semplicemente perché è la verità, ha detto che il re è nudo come disse quel bambino, perché va benissimo criticare alcune iniziative del governo, alcune scelte per carità, dopodiché chi le critica? Chi è che le sta criticando? Chi ha detto che il virus era finito? Chi è andato senza mascherina in Senato? Chi ha fatto degli appalti in Lombardia per dare i camici al proprio cognato, all'azienda del proprio cognato? Cioè queste persone qui oggi criticano il governo. Il 23 ottobre il presidente Fontana ha detto non escludiamo un nuovo lockdown in Lombardia. Poi non ha avuto il coraggio di prendere lui questa decisione, che potrebbe prendere, lo ricordo, anche se Gallera disse una volta noi non la possiamo prendere, poi gli abbiamo spiegato no, la potevi prendere. Ah sì, è vero, non lo sapevo, la potevo prendere. E invece è stata presa dallo Stato. Perché, attenzione, non è basata solo sui dati. La storia che le regioni di centrodestra sono state penalizzate è una bugia patologica e penosa, fra l'altro sono quasi tutte le regioni italiane, sono governate dal centrodestra, sono la maggior parte. La Puglia di Emiliano è stata definita arancione, come la Sicilia di Musumeci, in base ai tre parametri che non sono l'indice RT soltanto, il numero dei ricoverati o il numero dei malati. Sono il possesso delle capacità di monitoraggio che ha una regione, il possesso delle capacità di accertamento diagnostico, di indagine e di gestione dei contatti e i risultati relativi alla stabilità della trasmissione dei contagi, allora, quindi questo anche l'indice RT, e alla tenuta dei servizi sanitari. La regione cosa Sicilia, fondamentale. Da aprile, che forse è il motivo Sicilia, della Calabria, perché anche in Calabria sono arrabbiatissimi, forse in Calabria sì, sarà questo il problema. Calabria, Sicilia e Puglia da le regioni che avrebbero hanno gli potuto, avrebbero potuto e dovuto adeguare e avevano i soldi per farlo da parte dello Stato centrale, adeguare il loro sistema sanitario al Covid e non lo hanno fatto. Ricordo che purtroppo dalla forma del titolo quinto, scusi Giarrusso, ma la Campania secondo lei non ha un sistema sanitario in difficoltà? Io racconto da giorni di medici disperati in Campania. Allora, sinceramente, io sono una persona sincera, sinceramente ha stupito non vedere arancione anche la Campania. Lo dico con molta onestà intellettuale che mi è propria. Anche io, sono rimasta stupita, dopodiché lo diciamo CTS, tutti. Dopodiché, senza alcuna ovviamente CTS, antipatia per la Campania, tutt'altro, ma anche io sono rimasta sindaco, stupita. Dice anche no, non c'entra nessuna antipatia. No, ma sono d'accordo con lei, anche io sono rimasta stupita. Non c'entra nessuna antipatia, sono rimasto stupito. Però ricordo che le regioni hanno avuto da aprile a oggi il tempo di adeguarsi e se non l'hanno fatto è loro responsabilità, perché la sanità, lo Stato dà i soldi ma poi è la regione che la gestisce, come sappiamo tutti, a causa della folle riforma del titolo quinto che spero riusciremo a cancellare al più presto. Non c'è dubbio che con il 94-95% dei contagiati a casa la chiave deve essere l'uso dei medici di famiglia per tenere d'occhio i contagiati non gravi e anche una maniera per proteggere gli ospedali. Su questo fronte quelli della che medicina Giorgetti del voleva territorio eliminare. L'impegno di medici di famiglia, secondo me, si può fare di più. Voleva eliminarli Giorgetti, medici di famiglia? Sì, lo ha dichiarato, ha detto c'è un video, l'avete anche fatto vedere, ha detto chi ci va più dai medici di famiglia, basta. La Lombardia è quella regione che voleva passare alla sanità privata e ha investito, ha tolto soldi alla sanità pubblica per metterli sulla sanità privata, diciamo la verità. E saluto anche Maurizio Molinari, lo ringrazio, Dino Giarrusso. Mambo!